La bomba. Bella G! Bella B. Mi dici un attimo quanti metri ho fatto con questo drive? Ma in altezza? In altezza abbiamo un 26,5, questo dato qua. Ah! Questa è l'altezza che ha toccato massimo il tuo drive. L'Apex. Apex. E io adesso ti lancio una sfida, ovvero prova a costruirmi il drive che tira la palla il più basso possibile e il drive che tira la palla il più alto possibile. Vediamo che delta riesci a raggiungere fra le due altezze. Tu mi sfidi e io me ne magno. Citazione aulica. Allora, io ti giro una controsfida. Allora, Bene. sapresti secondo te darmi un'idea di che differenza ci sarà tra l'apex, il picco massimo di altezza e il picco minimo secondo te? Hai Ah, un'idea? con due drive costruiti e settati per fare Sai che l'opposto? questa cosa non l'ho mai fatta neanch'io, quindi anch'io ho un'idea, ma vediamo. In Tu parete qua secondo te? stiamo in qualche modo testando i limiti del club fitting a livello drive. Su di me, oltretutto. Io ti Io comincio a direi. mettere le componentistiche che ho in Mi vedi che mente. stai già costruendo. Ti direi, guarda, secondo me. Già 14-15 metri di differenza. No, dai, secondo me riesci di più. Tra i 15 e i 20 metri di differenza, però è già tanto. 15, 15. 15 metri tra il più alto e il più basso. Allora, secondo me a 20 ci arrivo. Secondo me a 20 ci arrivo. Quindi io a sto punto punto su darti almeno 21. Almeno Perché tu 21, hai detto dai. 20-15, se sei lasciato largo ci sta, Vabbè. io ti dico almeno Io 21. ti dico Quindi. più vicino a 15 che non 20. Allora, il materiale ce l'ho. Comincio a montarti il primo drive e cominciamo da quello che deve volare basso. Là, questa è Com'è? buona. Com'è? Questa è Sentito? buona. Sentito, Gigi, quanto ho fatto? Allora, abbiamo un apex, ok, di 19,9. E Ok, quindi sulla 20 media? e la media è, Andiamo, clicca il blu, clicco il lì, blu. e abbiamo 22,3. 22 metri, buono. Allora, su cosa hai lavorato? Perché devo dirti che il drive lo sentivo bene, bello, cioè non si Tu staccava da giochi terra. con un drive 9,5, con un certo tipo di bilanciamento, swing weight, ok, e con uno shaft stiff da 60 grammi. Io ti ho messo uno shaft X, quindi più rigido, con un kick point, cioè dove si flette lo shaft un pochino più in alto, quindi che tende ad abbassare il volo di palla, quindi è più Ottimo. rigido, un filo più pesante, kick più alto che ti fa abbassare il volo di palla tramite shaft. Ho preso un 9 gradi e l'ho tirato giù di un grado e mezzo, quindi stiamo giocando con un 7 e mezzo. Poi te l'ho bilanciato, ok, come swing weight, cioè con questo macchinario qui, in modo tale che tu potessi sentire il bastone molto simile a come sei abituato. Quindi a te piace un bastone piuttosto leggero, io ti ho messo uno swing weight piuttosto leggero, perché so che questa cosa ti piace, però questa cosa mi ha giocato contro. Perché così adesso tu sentendolo sei riuscito comunque a farlo alzare. Io invece adesso te lo imbastardisco ancora di più. Si può andare più giù. Com'è? Oh, Gigi, io ti odio. 5 colpi ho tirato, non lo so quanti, sembra di ritirarti 12.000. Allora, È siamo arrivati. pesantissimo. Sì, perché adesso ti spiego cosa ho fatto. Siamo arrivati a 16,8 di altezza su questa palla e la media è a 17,6. Abbiamo abbassato di altri 5 metri l'altezza. Porca. Allora, cosa ho fatto io stupidamente all'inizio? Gli ho dato un bastone che potesse sentire bene, perché io sono abituato a dargli bastoni che funzionano. Ci sta. Invece no, e in realtà sulla carta quello che gli ho fatto teoricamente dovrebbe alzare il volo di palla, ma a lui genera un altro sistema, ovvero cosa ho fatto? Ho cambiato il peso posteriore e gli ho messo un peso più alto. Tecnicamente questo dovrebbe far lavorare di più lo shaft e
il bastone e questo dovrebbe far alzare il volo, ma lui quando sente la roba pesante si blocca con le mani ed è successo esattamente guarda, quello che mi aspettavo. Come se non mi conoscessi. Beh, insomma, qui ho giocato un po' sporco perché conosco bene il giocatore, però questo in realtà è quello che si fa anche quando si testa, perché se non è che uno può sapere che sulla carta è sempre così, va bene per tutti. Ah no, anzi, ogni giocatore... quello che si dice sulla carta, quel bastone fa questo, può essere vero magari nella maggior parte dei casi, ma non tutti i giocatori reagiscono allo stesso modo. O più esattamente, è vero tecnicamente, cioè è vero che più peso qui spinge e quindi ti fa aumentare l'angolo di lancio, ma ogni giocatore poi sentendo qualcosa di diverso si muove in un modo diverso e quindi è l'interazione delle due cose che funziona. Ecco, e quindi in questo te l'ho caso abbassata. A me sembrava a livello di sensazione di swingare con Antonino Cannavacciuolo attaccato al bastone. Più o meno il feeling era quello. Hai tirato? E pensa che una delle cose che teoricamente potevo fare per prima per cambiare il volo di palla ancora non te l'ho fatta, ma la lasciamo ancora, per ultimo a sto punto. C'è ancora, ma vi devo preoccupare per la mia salute delle spalle? No, un pochino. Nel frattempo andiamo a provare invece quello più alto e poi ti tiro fuori la magia dell'ultima chicca, che è la più semplice di tutte. Se qualcuno la sta già pensando, scrivetelo qua sotto nei commenti, c'è un parametro che dovrebbe essere cambiato per primo per fare questo tipo di test e noi invece non stiamo toccando. Porca, mi tiene l'oscuro. Adesso scrivo anch'io nei commenti. La. Comunque, come tiri forte il T2, parte ovunque. Allora. E raggiungo il bordo dello schermo quasi. Guarda che roba! Guarda dove è andato! Quasi fuori schermo e. Direi che a livello tira la palla in alto questo bastone c'è. Abbiamo un 42,6 su questo e schiscia il verde. 40,3 sul totale. All'ultimo era uno dei più alti. Sì, 40,3 oltretutto facendo praticamente solo gancio. Allora, adesso spieghiamo un pochino che cosa ho fatto. Cosa succede? Ho fatto un drive con più gradi, quindi abbiamo 12 di testa al posto che 9 come era prima, e al posto di andare a meno 1,5 sono andato a più 1,5. Quindi è un 13,5, ok? E peso intermedio, ti ho fregato, quindi un po' lo sentivi, però non sono andato né ad appesantirlo troppo né a togliere troppo peso, così sono rimasto neutrale. Così le mie mani possono sganciarsi libere, esatto, e la palla inizia a volare, esatto, un po'. Esatto, e poi abbiamo lavorato sullo shaft. 45 grammi, non so se si legge, 45 grammi, con una flessibilità amateur. Quindi è molto leggero, con una flessibilità alta e con un kick point, cioè il punto di flessione, molto vicino alla testa. Questo fa sì che il drive tiri una specie di calcetto sotto la palla e quindi lo alza ancora di più. Cosa succede però? Che quando lo shaft diventa così morbido e così leggero, tende a torcere sul suo asse, cioè praticamente fa questo lavoro qui, e questo tende a richiudere principalmente il colpo, ok? Quindi, attenzione! Fuori onda, ma se qualcuno è ancora lì a pensare ma mi va a destra, allora lo mi serve ancora più rigido perché mi sta dietro la testa. Io ho sentito cose, dietro alle mani quando arriva. No, la realtà cosa succede è che più è morbido e più il bastone ormai ha lavorato. Se io sono più veloce della rigidità che potrei giocare, il bastone ha già lavorato e tendenzialmente quindi è aperto come loft e punta a sinistra. Se invece è molto rigido, rimane fermo, io non riesco a richiudere il colpo e quindi va basso e a destra. Tendenzialmente a giocatori molto forti che non vogliono andare a sinistra, giocatori del tour, si danno shaft molto rigidi per quel motivo lì. Quindi, qui secondo me più di così difficile fare, siamo oltre i 40. Tra l'altro, se non sbaglio, ho già vinto la sfida. Siamo a quant'era? Perché qui siamo a 40 e il super low era 17,5. Siamo 40, già a 23 metri, quindi hai già raggiunto il tuo obiettivo, che avevi detto. E super pensa 21. Che abbiamo ancora una cosa talmente... è la prima cosa che ogni giocatore dovrebbe pensare. Alla Gigi. Cosa diciamo sempre aspetta, noi? Aspetta, guarda, facciamo così. Io adesso tiro i prossimi colpi e... tu non mi dici qual è il trucco, cerco di indovinarlo.
Allora, beh, bassa è un'altra cosa. Fatto ancora gancio. Sì. Allora, qua mi hai fregato perché sei andato lì dietro, hai sfrugugliato con viti cose, ma non ero attento a vedere che cosa mi hai cambiato. Te lo dico dopo. Però cosa hai sentito? Hai sentito qualcosa di diverso? Andiamo a vederci i dati? Sono i dati. Allora, abbiamo un 41,3 di quest'ultima e un totale di 42,1 contro il precedente 43. Quindi abbiamo aumentato di altri ancora due metri. E ancora non hai capito cosa ho fatto? No, il bastone secondo me è identico. Cioè, ho anche provato a guardare pezzo per pezzo, è identico. Ok, allora ti faccio ancora un trucchetto per tenerla più bassa del più basso che avevamo tirato prima e poi se non ci arrivi te lo racconto io. Si può pattare! Puoi letteralmente pattarci. È il broomstick. Benny? E ti posso dire, mi hai sgamato le palle, che ti ho sgamato, ma ti ho sgamato da una cosa diversa. Il suono che fa all'impatto. Quindi ti posso dire, guarda, vediamo se ho capito. Il bastone identico? Sì. Ok, fa vedere i dati e poi dici qual è la soluzione. Allora, questa 15 e il totale, dove cavolo è? Qua è 14,8 contro la palla più bassa di prima che era 17,6. Quindi anche qui siamo scesi quasi di 3... Altri 3 metri in meno. Sì. Passa qua. Passo qua. Il drive, i drive non sono cambiati. Follow me. Non hai visto perché ho dovuto far finta di armeggiare per avere la possibilità di andare a cambiargli le palle. Sì. Cioè, quindi cosa ho fatto? Ho fatto la prima cosa che quando si vuole pensare di cambiare volo di palla senza toccare quello che abbiamo in sacca, perché magari già funziona bene, ovvero ho cambiato le palle. Sono andato su una palla, abbiamo fatto tutto il test su una palla intermedia, abbastanza simile a quella che gioca Benny di solito e quindi i dati erano abbastanza similari perché avendo sempre la stessa palla tutto in linea. Sì, anche perché questa è una roba che mi frega perché proprio per forma mentis del mio lavoro io sto attento ai parametri, quindi cerco sempre di togliere variabili. E cosa diciamo noi sempre? Scegliete una palla perché toglie variabili. Ecco, esatto. L'avevo tolta anch'io anche quando mi serviva. Perché poi cosa ho fatto? Ho preso una palla che tecnicamente ha un lancio più alto e più spin, e quindi tendenzialmente tende ad andare più alta, per il drive che doveva andare in alto. E la palla invece che prende meno spin e tende a stare un po' più bassa anche proprio come angolo di lancio, per il drive più basso. E così abbiamo recuperato altri 2 metri abbondanti, sia nella parte alta che nella parte bassa. Io questo test su un singolo giocatore, anche perché non avrebbe senso, non l'avevo mai fatto e sinceramente neanch'io pensavo di riuscire ad arrivare a un delta così alto. Ti abbiamo raggiunto. Siamo 20... tra 15 e 42. 27 metri. Cioè, forse, no, forse virgola qualcosa, anche di... quasi 28 metri di differenza. È tanta roba. Quindi immaginate, intanto abbiamo visto e abbiamo fatto un test nel test di come le palle comunque fanno variare e sono palle comunque della stessa categoria come idea, sì, sì, semplicemente con voli e spin diversi. E come abbiamo usato sempre la stessa casa e la stessa tipologia di testa per non andare a esagerare con i parametri e shaft, gradi, tipo di testa, quindi se è una low spin o una che fa volare la palla diciamo intermedia, le varie max di solito vengono chiamate, e questo swing weight, distribuzione dei pesi, punti, il kick point dello shaft fa tantissimo. Poi con Benny questo lavoro è divertentissimo perché lui fa 2 wiggle e poi si sente subito il bastone e quindi è un po' più facile perché lo freghi, perché lui si adatta, mentre invece magari altri giocatori, alcuni bastoni con caratteristiche un po' spinte non sarebbero riusciti a giocarlo. Quindi questo era un test che solo con Benny si poteva fare, quindi la sfida è stata accettata, e abbiamo tirato e Gigi ha vinto la sfida, direi, anzi stravinta. Cioè, in realtà l'abbiamo persa tutte e due perché siamo andati su un ordine di grandezza quasi esagerato,
che nessuno di due aveva beccato. E voi sapevate che si poteva avere così tanta differenza di volo di palla andando a cambiare un po' di parametrini? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E ci sta.